Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Video fuori dal solito. È morto Silvio Berlusconi. Volevo spendere due parole per un personaggio che sicuramente divideva, sicuramente era, ecco, Silvio Berlusconi poteva essere, può essere accostato come la Juventus. La Juventus o la ami o la odi, non c'è una via di mezzo, no? O sei juventino o sei anti-juventino. E lì era la stessa cosa, da quello che pensava, no, la massa, il popolo, ma anche il popolo, i politici, o nello sport, dappertutto. Io invece volevo spendere due parole con logica, no? Allora, io Silvio Berlusconi sinceramente non lo amavo, non lo odiavo, ma lo apprezzavo e lo stimavo, perché oltre al discorso politico, è che poi ognuno la pensa come vuole, ognuno va nella direzione che gli pare, e a parte tutti gli scheletri nell'armadio che ognuno di noi ha, pensate, no? A questi personaggi qua, dico Berlusconi, come Gianni Agnelli, come i Moratti, come i Sensi, no? E come tanti altri uomini di potere, parlo, no? Non è solo del calcio, io parlo anche per quello che hanno dato. Io penso che Berlusconi è stato l'uomo che ha portato innovazioni, che ha portato novità nella politica, nella televisione e nel calcio. Cioè, qualsiasi cosa lui faceva era innovativo. Lui ha fatto la Seconda Repubblica, lui ha cercato di cambiare la mentalità dell'Italia, ha cercato di cambiare la mentalità degli italiani, ed è stato attaccato su tutti i fronti, perché in Italia abbiamo, lo sappiamo, una schiera politica, no, comandata dall'America, che si piega sistematicamente a quello che dice l'America. E soprattutto i partiti di sinistra, no? Lui ha cercato di opporsi a questa cosa qua, pur rimanendo amico dell'America, amico della Russia. È stato quello che ha fatto stringere la mano all'America e alla Russia, gli ha fatto fare un patto da dire: qua bisogna remare tutti nella stessa direzione, è inutile che ci facciamo le guerre l'uno con l'altro. Quello che sta succedendo adesso, è stato l'uomo più attaccato, forse anche ingiustamente, nella politica, attaccato su tutto quello che diceva, su tutto quello che faceva. Ha sbagliato, sì, ha sbagliato tanto, ma tante cose le ha fatte, e le ha fatte bene, le ha fatte per amore. Lui secondo me, ovvio, queste sono la mia interpretazione, lui secondo me veramente amava l'Italia e voleva l'Italia lì in alto. Lui voleva l'Italia che doveva contare nel mondo. È questo che mancherà, perché poi quando io vedevo, no? Tutti questi politici da quattro soldi che lo attaccavano, no?
guarda caso veniva attaccato sistematicamente da persone che nella loro vita non hanno mai fatto un giorno di lavoro, non hanno mai investito il proprio. La sappiamo benissimo la storia di Berlusconi. Berlusconi parte con 30 milioni delle vecchie lire di suo padre, della liquidazione di suo padre, e copre un terreno e costruisce Milano 2. No, parte di là, parte da quelle cose lì, porta innovazione. Berlusconi è quello che ha contrastato la TV di Stato, la TV dove tu dovevi pagare un canone e lui te l'ha dato gratuitamente, ed è arrivato dove è arrivato. Lui è partito veramente, io me lo ricordo, le prime trasmissioni su Canale 5, addirittura le telecronache delle partite le faceva Mike Buongiorno, se non sbaglio, perché non c'erano i fondi, non c'erano i soldi, non c'erano le... strutturalmente, proprio lui l'ha costruita piano piano, perché non aveva i soldi degli italiani, perché la RAI, no? Ti hanno sempre fatto estorsione sul canone RAI, no? E quindi lo Stato, perché la RAI è dello Stato, e quindi si poteva permettere questo, però era vietato, perché all'inizio era vietato fare trasmissioni o aprire televisioni oltre la RAI. È stato lui a vincere questa guerra e a far sì che le TV private emergessero. Tutti devono dire grazie a Berlusconi su questo. Ha dato lavoro a milioni di italiani, però veniva attaccato dalla politica. Dopo lui avrà fatto i suoi affari? Assolutamente sì. Lui era amico di Bettino Craxi? Assolutamente sì. Lui ha preso il Milan a quattro soldi perché l'ex presidente Farina l'ha dichiarato: Craxi mi ha obbligato a vendere il Milan a Berlusconi per quattro soldi. Assolutamente sì. Le sue magagne, le sue cose, ma chi è che non le ha fatte a quei livelli lì? Ma tutti, anche io, a tutti, chiunque dove può mangiare, mangia. Però lui mangiava lui, ma faceva mangiare tutti gli altri. Invece tutti i politici che ci sono oggi mangiano loro e tengono alla fame gli altri. Lui voleva il benessere per tutti. Ed è stato perseguitato da una magistratura corrotta, da una politica corrotta, perseguitato, che da un certo lato dico quasi che l'hanno ammazzato loro, perché questo ha dovuto affrontare tanti di quei processi e tante di quelle porcherie inaudite. Poi era uno genuino, era uno che pensava la cosa e la diceva, non rifletteva a dire: sono Silvio Berlusconi, sono uno degli uomini più potenti al mondo, d'Italia, d'Europa, e quindi non posso dire ho starnuto mattutino, ci vuole sempre, scusate, non posso dire il bunga bunga, le donne, no, tutte queste cose che erano venute fuori, fatte venire fuori dall'opposizione, perché sappiamo quando devono andare contro non guardano in faccia a nessuno, ma lui non gliene fregava niente. Cioè lui diceva: ok, mi piace la gnocca, qual è il vostro problema? Io con i miei soldi faccio quello che ne ho voglia. Cioè, io penso che ieri è morto un pezzo di storia dell'Italia, ed è morto un uomo che veramente ha cercato di cambiare l'Italia, solo che l'italiano è talmente pecora che poi alla fine, verso la fine, ormai lui cercava di arrancare, ormai stava finendo come uomo politico, e si è anche un po' venduto alla dittatura americana, è la dittatura farmaceutica per quello che è successo anche in pandemia, e è stato costretto a questo. Però
togliendo queste cose qua, io guardo al succo della cosa, no? E credo che veramente Berlusconi sia stato un grande imprenditore e un grande politico, anche da, ripeto, sempre i suoi affari li ha sempre fatti, per l'amor di Dio. Però è stato una persona, chiunque racconta oggi Berlusconi dice che una persona generosa come lui non si è mai vista. Cioè, una persona che riceveva lettere da cittadini normali in privato e lui cercava di aiutare anche economicamente la gente in difficoltà, ha aiutato tanta gente. Poi della TV ne abbiamo parlato, no? Ha rivoluzionato la televisione, l'ha rivoluzionata, l'ha presa e l'ha messa sotto sopra, e tutto quello che c'è oggi. Certo, tante cose sbagliate, ma tantissime giuste. Se guardiamo nel concetto, lui l'ha creata dal nulla, l'ha creata lui dal nulla con gente che gli metteva i bastoni tra le ruote, quindi chapeau, tanto di cappello. E poi, se andiamo a quello che ci compete noi su questo canale e su YouTube, e questo ha cambiato il calcio, questo è stato un presidente che veramente ha rivoluzionato il calcio. Questo è stato un presidente che voleva primeggiare in Europa, voleva primeggiare nel mondo. 5 Champions League, oltre agli 8 scudetti, 5 o 4 Supercoppe europee, 3 Coppe intercontinentali. Finché c'è stato lui al Milan, da quando ha preso il Milan, che l'ha preso ridotta all'osso ai minimi termini, l'ha portata sul tetto del mondo, e non per una volta, l'ha fatta stare sul tetto del mondo finché c'è stato lui. Poi, quando ha lasciato lui, abbiamo visto il Milan che fine ha fatto. Quindi un grande uomo, un grande personaggio, ripeto, con pregi e difetti che tutti li hanno. Io cosa devo dire? Sono andato contro tante volte io politicamente a Berlusconi, perché vedevo che lui cercava di far accomodare tutto quello che voleva lui e certe cose scappavano. Ma mi metto nei suoi panni e vedere un personaggio che, se non sbaglio, addirittura è l'uomo che è stato più giorni alla Presidente del Consiglio, no? Ma giornalmente massacrato mediaticamente dalle sue stesse TV, attenzione, perché lui ha creato la TV e c'erano le sue stesse TV che gli andavano contro politicamente, cioè non le TV, i suoi dipendenti, ma gli ospiti, cioè lui chiamava ospiti che andavano contro Berlusconi. Cioè, non ha detto questa è casa mia e qua dovete parlare bene di me, no, ha lasciato libertà assoluta a tutti di esprimersi. E quindi un personaggio che giornalmente veniva massacrato dalla stampa, ripeto, dai magistrati, dalla politica, dall'opposizione, eccetera, eccetera. E per tutto quello che ha fatto, io mi sento solo di dire che questo è stato un grande uomo, un grande personaggio politico, un grande imprenditore, un grandissimo imprenditore. E quindi mancherà Berlusconi, perché oggi che non ce l'avremo più, anche quelli che lo criticavano forse oggi capiranno, da oggi in poi capiranno cosa faceva Berlusconi. E penso che la pagheremo anche. Comunque, detto questo, io mando un forte abbraccio ai familiari di Berlusconi, alle persone vicino a Berlusconi, i figli, certi nipoti, eccetera eccetera, le mie più sentite condoglianze alla famiglia Berlusconi, e dico che oggi muore
un pezzo d'Italia, un gran bel pezzo d'Italia, e forse tanti 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 italiani cominceranno ad apprezzarlo da oggi in poi, che ahimè sarà troppo tardi. Un saluto a tutti. Scusate, volevo dire molto di più, però dopo so che questi video vi annoiano, perché se non si parla di Allegri, di calcio, non serve a nulla. Però io l'ho voluto fare, l'ho fatto. Ho visto ieri, chiudo, ho visto ieri il saluto e il messaggio di Putin a Berlusconi e alla famiglia Berlusconi, e vi consiglio di andarlo ad ascoltare, di quello che dice Putin di Berlusconi, di quello che dicono le persone fuori dall'Italia di Berlusconi, perché Berlusconi era amato da tutti all'estero e sapevano chi era Silvio Berlusconi. Ahimè, in Italia la magistratura di sinistra, con tutti i politici di sinistra, lo volevano distruggere e ce l'hanno fatta. Ciao a tutta la famiglia Berlusconi, condoglianze.